Annyeonghaseyo, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi, siccome fa caldo e ho tanta sete e l'appetito vi è mangiando e bevendo, ho deciso di preparare delle bevande per l'estate. In particolar modo ho pensato a queste bevande in un modo un po' più particolare per renderle sempre al mio solito aesthetic e carine da vedere. Sono praticamente inspaccate in questo momento per riuscire a stare nell'inquadratura, ma visto che non volevo fare il solito video coreano silenzioso bla bla bla, ho deciso di fare questo video chiacchierato, quindi prepariamo insieme queste bevande mentre vi espongo i miei disagi. Caldo. In questo video ho pensato di proporvi due delle mie adorate bevande, che sono il tè freddo o il caffè freddo. Quindi il tè freddo lo voglio rendere un po' più aesthetic, colorato e carino, quindi iniziamo proprio a scaldare l'acqua perché voglio fare un vero infuso di tè. La quantità d'acqua da scaldare deve essere più o meno così, perché in realtà non ci interessa avere tanta acqua per il tè, perché lo dobbiamo fare ristretto per poi allungarlo con l'acqua ghiacciata, quindi andiamo a metterlo in microonde. Il risultato sarà più o meno questo, una tazza fumante in questo caldo infernale. Eccoci tornati con la nostra tazza di acqua fumante. Mettiamo all'interno della bustina un bel po' di tè perché lo voglio bello carico. Faccio un mix. Questo è tè nero, quindi lo colorerà a pallottolamelo. Questo è tè nero, quindi lo colorerà e gli darà anche un po' più di gusto e sapore. Forte, come piace a noi. Andiamo a immergere la nostra bustina di tè e la lasciamo in infusione per qualche minuto. Adesso passiamo alle notizie del giorno. Nel mentre ci prepariamo anche un cucchiaino di miele se lo volete dolce. Se non lo volete dolce, ovviamente non metteteci niente, però a me piace il freddo, il tè freddo dolce. Di solito quello caldo lo bevo normale, senza zucchero, anche perché comunque mi tira su di tono, capite, no? Col caldo, pressione bassa, svenimenti acuti. Mi è venuta questa idea diverso tempo fa. Io ho questo dolce neve, probabilmente sarà anche scaduto. No, scade nel 2022. Perché ho intenzione di fare una specie di panna montata col dolce neve da mettere sopra il tè freddo. Voi direte, what? Sì, perché quando sono andata a New York è successo che mi sono andata a prendere un bubble tea. E in questo posto il bubble tea lo facevano con una specie di crema spumosa che sapeva proprio di dolce neve. Per preparare il dolce neve, non lo so. Ah, un'altra cosa che vi può facilitare il lavoro è sicuramente la frusta elettrica. Allora, io prendo, inizio con 2 cucchiai colmi di dolce neve, 2 cucchiai e mezzo di latte. Iniziamo a montare il tubo. Raga, sono in una posizione così scomoda. È arrivato il momento di montare il tutto. Prossimo step è filtrare il tutto e freddare il nostro tè. Quindi la cosa che andremo a fare sarà rovesciare il nostro tè all'interno della brocca, dello shaker. Andiamolo a freddare shakerando con un po' d'acqua fredda e ovviamente anche un poco di ghiaccio e diamo una bella shakerata. Ok, dopo che abbiamo cercato di shakerare il tutto, diamo una pulita al tavolo e prendiamo la magia. Questa sarà la magia che inseriremo nel nostro tè freddo e adesso vi faccio vedere come li ho preparati. Adesso vado a fare altri cubetti di ghiaccio con acqua e questi fiori all'interno, che sono praticamente il gelsomino, la rosa e questo qua che è il crisantemo. Quindi vado a mettere in ognuno un po' di fiorellini che poi coprirò con dell'acqua. Qualche rosellina. Metto anche un po' di gelsomino. Li riempio di acqua i cubetti. Cerco di schiacciare in basso i fiorellini in modo che non stiano solo sulla superficie dei ghiacciolini. E adesso vado a fare una piccola aggiunta di una cosa magica. Ho comprato questo colorante viola che vado a mettere all'interno di questi cubetti fiorati. E dopo aver messo anche il colorante viola, andiamo a mettere tutto in freezer, molto lentamente. Ho pensato di unire al mio tè freddo lo sciroppo alla fragola come bordo, come contorno, insomma, di tutto questo, per dare anche un po' di parte dolce, fragolosa, per riprendere anche poi i sapori del tè. La mia salsina alla fragola, mio Dio, wow. Dopo aver sporcato la mia tazza, vado semplicemente ad inserire il mio fantastico ghiaccio. Mettiamo il nostro ghiaccio che è venuto tipo ametista, guardate quanto è bello, sembra un ametista con i fiorellini,
Ditemi voi se questo non è aesthetic. L'ho pensata di notte ed è uscita come volevo io. Andiamo a mettere il nostro infuso freddo. Guardate che carino. Andiamo a mettere il dolce neve. Wow, quanto mi piace creare queste cose. Se avete degli sprinkles, qualcosa da mettere sopra, o dello zucchero colorato, secondo me, wow. Questo è il mio tè freddo fiorito. Wow, ma cosa ho creato? No, non avete idea. Il dolce neve sopra il tè freddo ci sta proprio bene. Allora, non è bello da vedere quando il dolce neve si mischia alla bevanda, però vi giuro, mio Dio, che è qualcosa di buonissimo. È fresco, non è pesante per niente ed è soddisfacente. Altra bevanda. Per la prossima bevanda abbiamo realizzato questi cubetti di caffè, semplicemente facendo del caffè americano e mettendolo all'interno del questo qua. Quindi noi prendiamo il nostro Nescafè, quello solubile, 4 cucchiaini. Non era così. Cucchiaio di zucchero a velo, un cucchiaio e mezzo di acqua bollente. Montare il tutto. Perché non ti stai sciogliendo? Per questa bevanda abbiamo preparato precedentemente dei cubetti di caffè americano che io ho ghiacciato all'interno di questo porta cubetti di ghiaccio. E adesso siamo pronti per assemblare il tutto. Avrei tanto voluto prepararvi la spuma di caffè, ma purtroppo ho finito il caffè solubile, quindi questa, se vi può piacere come idea, posso fare per un altro video. Ma per questo video vi preparo quella che bevo praticamente ogni estate, che io chiamo caffè ghiacciato macchiato, con una chicca in più, perché all'interno di questo bellissimo barattolino con mutanda abbiamo il latte condensato. Farò la stessa cosa che ho fatto per l'altro tè freddo con il latte condensato, quindi coprirò tutti i bordini. Io, se potessi sposarmi il latte condensato, lo farei. Siccome non ho cucchiaio, andiamo semplicemente a sporcare bordo in questo modo. Facciamo prima Dopo aver sporcato il nostro bicchiere di latte condensato, andiamo ad inserire i cubetti di caffè. Purtroppo si sono un po' sciolti e hanno perso un po' di caffè, ma vabbè. The next step, latte. Questo mix di crema di caffè. In questo modo abbiamo il nostro latte macchiato freddo. Questo è strabuono se siete come me malati di latte e caffè, ed è la versione praticamente fredda, solo che a questo giro i cubetti di ghiaccio sono il caffè e il latte condensato dà proprio quel tocco avvolgente. Avrei preferito sopra la crema di dalgona, però vabbè, rinfresca proprio. Bene ragazzi, queste erano le due ricette delle mie bevande preferite estive, con qualche tocco di diversità. Qua si è già montato tutto, però appunto spero che queste due ricette vi siano piaciute, queste due idee estive vi siano piaciute. Nel caso fosse così, lasciatemi un bel pollice in su e un commentino qui sotto. Se ovviamente le farete a casa, taggatemi su Instagram, fatemi vedere le vostre ricettine. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Sto morendo di caldo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!